ristrettezze economiche non aiutano nessuno, mai, in nessun momento, qualsiasi lavoro tu faccia. Che tu sia musicista, che tu faccia un altro lavoro, che tu abbia una famiglia con la quale sbarcare lunario, le ristrettezze economiche non aiutano nessuno, mi sembra chiaro. No, si dice spesso che i musicisti quando si arricchiscono poi perdono la fame, perdono quel guizzo. Perdono la fame? Sì. O la fama? No, chi se ne frega, no, il guizzo non dipende dai soldi che hai, io peraltro non ho bisogno di soldi perché sono ricco dentro, me ne fotto dei soldi, da sempre. Fossi silenzioso. Avete guadagnato un suono diverso, almeno dal mio parere, in parte un po' più duro, un po' più aggressivo di prima. E anche secondo me sì, è più aggressivo di prima. Ecco, hai ricevuto dei giudizi diversi sull'impatto del suono dal vivo del teatro? Sì, sì, diversi, contrastanti, ma io dei giudizi dei miei detrattori me ne frego bellamente. Quindi sono stati dei giudizi negativi? No, no, quasi tutti positivi. Però me ne frego anche di quelli. cosa vuoi che mi importi di come pensano in Facebook i miei critici? Non me ne frega niente. Forse a loro fa piacere spendere un paio, due, tre, quattro, cinque ore al giorno a menarsela su Facebook, non è il caso mio. Ecco. Ad inseguire un maggiore impatto sonoro, non c'è rischio di perdere per strada quella complessità, un po' quella tipica cantautorialità progressive, diciamo così, che vi ha caratterizzati dagli esordi e che vi ha reso, diciamo, un gruppo unico nella scena italiana? Beh, ciò che ci caratterizza e che ci rende un gruppo unico nella scena italiana non è soltanto il lato di, come hai citato tu, di Lezioni di Musica o di Maria Maddalena o della canzone di Tom, cioè gli episodi più dilatati. Ciò che ci caratterizza sono anche episodi molto, ma molto più aggressivi di quelli lì. Cioè, penso che il teatro degli errori sia un animale bifronte. Cioè, da un lato è sicuramente portatore in Italia del rock più intransigente che si possa immaginare, no? Quella di scuola Chicago, Ghiana, insomma, alla Touch and Go o alla Homestead o alla SST, insomma, quello che vuoi tu. E noi veniamo dall'hardcore, io ho 42 anni e vengo dall'hardcore. E certo, la nostra grande ambizione è quella di coniugare l'intransigenza di questo modo di fare rock con il cantautorato italiano, con la tradizione del cantautorato italiano, quindi con la sua tensione poetica, con la sua ambizione poetica, che è l'ambizione di narrare il paese, di dire qualcosa che abbia un senso alle persone, ai più giovani, ai meno giovani, insomma, a chi ha voglia di ascoltare. E se c'è una cosa che non riesco più a tollerare è la musica leggera italiana, in quanto quella musica fatta di canzonette, fatta per intrattenere. Una riflessione in più, non una in meno. Noi siamo qui per arricchire chi ci ascolta e non per impoverirlo. Giulio è andato via dal gruppo, non suona più sul palco con noi. Indubbiamente
resta un architrave del progetto Il Teatro degli Orrori. Si era pensato, certo, dopo l'esperienza del MEI, e al MEI abbiamo fatto una cosa molto interessante, fatto appunto tutto in acustico, con gli archi, con reading, con gli archi, il cristallofono, tutto. Sì, si era pensato ad un progetto ulteriore, però francamente adesso è troppo presto per pensare a qualsiasi cosa se non al tour. Dobbiamo reimplementare la band, è quello che stiamo facendo, stiamo reimplementando la band, il repertorio. Quindi adesso la priorità in questo momento è fare un tour della Madonna, tutto il resto è secondario.